Basta urlare! Ciao, io sono Red e oggi vi porto un nuovo incredibile video in cui verrò insultato come quello di Green Gas e CO2. Infatti li sto girando attaccati, sto prevedendo il futuro. Oggi, come avete letto dal titolo, parliamo di un argomento con cui mi avete tartassato non solo in quest'ultimo periodo ma da anni, anche se ho portato vari video che ne parlano in maniera abbastanza profusa. Profusa, che cosa vuol dire? Oggi infatti parliamo di come si sceglie un fucile da soft air e quali sono gli elementi di cui tenere conto quando si va a fare questa importante scelta. Quindi prendetevi qualcosa da mangiare, una bibita, i popcorn e preparatevi a venire con me all'interno di questo incredibile video dove verrò odiato pesantemente. Sigla. Non sto scherzando, quando avrò finito questo video la maggior parte di voi probabilmente mi odierà perché vi avrò fatto arrivare a una conclusione che è un po' scomoda e molti altri mi odieranno semplicemente perché sto semplificando in maniera corretta cose un po' complicate, ma non mettiamo i carri davanti ai buoi. Quindi, come si sceglie un fucile da soft air? Come faccio a prendere questa decisione? Di che marchi mi posso affidare? Partiamo con una nozione molto importante. Non potete affidarvi esclusivamente al parere di un recensore, come posso essere io o tanti altri su YouTube. Perché ovviamente l'opinione importante è la vostra e solamente voi potrete calcolare, a seconda di quello che vi serve, qual è la replica che fa al caso vostro. Molti ragazzi mi scrivono e mi dicono: oh, consigliami un fucile. Come faccio a consigliarti un fucile da soft air? Cioè, è come chiedere a un concessionario: consigliami una macchina. Cosa ti serve? Qual è il tuo budget? Quale tipo di macchina ti piace? Dove la devi utilizzare? La vuoi a metano? La preferisci elettrica? Vuoi che dentro ci siano un sacco di peyote o ci devi portare a scuola i tuoi figli? Insomma, ci sono un sacco di elementi di cui bisogna parlare prima di poter prendere questa decisione. Ecco che il primo punto è avere ben chiari tutta una serie di punti che adesso io vi andrò a spiegare. Una volta che avrete chiarito questi punti sarà molto più facile anche per voi escludere tutta una fetta di prodotti che sapete non vi interessano. Quindi partendo dal primo punto di come scelgo un fucile da soft air, come faccio una cernita tra tutti i prodotti che ci sono, è la piattaforma. La piattaforma sta a significare quale modello di fucile ti piace. Ti piace un MP5? Ti piace una K47? Preferisci un M4? Un LMG, MLG, GMLD? Un fucile da cecchino? Eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono varie piattaforme che hanno varie peculiarità. Se vi dovessi dare un consiglio, state cominciando, andate con una piattaforma M4, anche per quello che sarà il punto delle modifiche, ma di quello ne parliamo dopo. E anche a seconda di quello che è il vostro stile di gioco, ovvero preferite giocare da sniper, è ovvio che magari un fucile da cecchino a molla all'inizio può essere una cosa che vi interessa, come magari un fucile M4 carabina canna lunga vi permette di fare più o meno le stesse cose entro determinati limiti. Questo poi è un livello avanzato che noi oggi non tratteremo. Quindi la piattaforma. Facciamo per esempio finta che abbiate deciso di prendere un M4. Yes, piattaforma abbastanza semplice, M4, R15, M16, avete capito, insomma. Da questo punto bisogna scegliere la marca, ma se voi non conoscete le marche fate fatica a dire: ah, quel fucile è sicuramente buono, quel fucile fa sicuramente schifo. Ecco che qui entriamo nella fascia di prezzo, un altro luogo estremamente interessante e misterioso che segue le proprie regole, un po' come il mondo di Tolkien. Fatta questa mega gag avrete già intuito dove voglio andare a parare, ovvero fucili di fascia economica, fucili di fascia media e fucili di fascia alta. Ovviamente qui dipende dal vostro budget ed è chiaro che fucili che costano di più avranno qualità migliore di fucili che costano poco. Ecco che qui vi potete affidare a recensori che vi consigliano magari prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Parlando di rapporto qualità-prezzo e di prezzi, vi dico già che un buon fucile da soft air non potete trovarlo a meno di 160-170 euro. Fate eccezione per usati incredibili, fate eccezione per svendita prodotti incredibili. Tendenzialmente fucili buoni da soft air vanno a quella cifra lì. Quindi volete comprare il minimo essenziale per iniziare a giocare a soft air? 210 euro li spendete, ve lo dico già. Fidatevi, mettetevi il cuore in pace. Con 135 euro e 29 centesimi che vi ha dato la nonna, non ci comprate fucili da soft air, batterie, pallini e occhiali protettivi. È impossibile. Parliamo quindi adesso dei due elementi che andate a pagare quando effettivamente acquistate un fucile da soft air: interni ed esterni.
l'ho già detto più volte, quando andate a pensare di prendere un fucile dovete guardare questi due elementi. Gli esterni sono ovviamente i materiali, i loghi, la fattura della canna esterna, eccetera, 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 il paramano in alluminio aeronautico rispetto che in plastica, bla 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 bla. Come interni invece la cosa è ancora più complicata, perché serve un know-how e una conoscenza di questo tipo di mondo un pochino più alta, perché motore di un determinato tipo, ingranaggi di un altro tipo, boccole, pistoni, spingi pallino, asta spingi pallino, canna di precisione da 602, 603, ottone, acciaio, con fori, bla 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 bla. Quindi anche lì potete affidarvi a un recensore. Quello che è importante sapere ovviamente è che voi pagate per esterni ed interni. Se un fucile ha degli esterni della Madonna, quindi metallo, legno vero e il resto, e costa 175 euro, vuol dire che all'interno c'è probabilmente una scimmia che batte i piatti. O se per esempio è un fucile che ha degli esterni non troppo incredibili, però costa comunque qualcosina, vuol dire che probabilmente i suoi interni sono spaziali. Noi continuiamo a spingere Evolution, ripeto, Evolution, trovate tutti i link qui, in particolare la serie Ghost, la trovate linkata in descrizione, perché è uno dei produttori di fucili da soft air, in Italia soprattutto, con il miglior rapporto qualità-prezzo. Il CM16 Rider non lo consigliamo perché c'è Evolution che fa la stessa cosa, ma meglio, quindi non è la stessa cosa. Chiaro? L'ho rispiegato anche stavolta. Number ones. Quindi abbiamo scelto la piattaforma, abbiamo scelto la fascia di prezzo in cui vogliamo muoverci, abbiamo scelto un prodotto con un rapporto qualità-prezzo ottimo. Sia questo un VFC Calibur Avalon Anaduro oppure per esempio un Carbontech della Evolution. Una volta che abbiamo questo fucile e pensiamo che questo possa essere il fucile giusto, ci dobbiamo chiedere: è il fucile giusto per il mio stile di gioco? Ovvero, è un fucile con la giusta ergonomia situazionale, coniato da me medesimo meco? Ovvero, quel fucile lì mi permette di giocare come voglio, adesso che ho visto che come esterni, interni, eccetera, va tutto benissimo? Sì, no, forse. È un fucile lungo 2 km, io gioco in CQB e basta? Può andar bene, ma mi serve una buona pistola. È un fucile ultra corto con una gittata di 15 metri ma 150 palline al secondo? Gioco solo in boschivo, in montagna, dove mi sparo con l'altro da due colline di distanza? Forse non è adatto. E altre cose, se siete all'inizio e vi volete prendere un MLG ma pesate 60 grammi bagnati, forse è un'arma un pochino pesante per voi, la butto lì. Spero di essermi spiegato. Una volta che abbiamo preso in considerazione tutti questi punti e anche l'ergonomia situazionale, passiamo adesso agli accessori. Ovvero, posso montare gli accessori che voglio su questa replica? Voglio montargli un'ottica zoom, la mia replica è lunga 15 cm, forse non è la replica giusta, o forse non è l'accessorio giusto per questa replica. Voglio montare e renderla super leggera, quindi voglio attaccare direttamente gli accessori su il paramano. Un paramano già con rail, come per esempio il 416, forse non è la replica adatta. Voglio che sia super moderna. Il Keymod non è proprio super moderno, meglio trovare un fucile con paramano M-Lock. Per molti di voi quello che sto dicendo non ha un senso, perché non comprendete appieno le cose che sto dicendo, ma la sostanza è: se mi prendo una Ferrari non gli monto le ruote da deserto, a meno che io non sia in Libia e sia figlio di un petroliere. Lo fanno e fa molto ridere perché si spaccano subito. Insomma, valutate bene anche quello che volete andare a montare sulla vostra replica e il look che gli volete dare, perché gli accessori sono essenziali anche per andare a modificare l'aspetto di una replica. Un PDV fa schifo senza accessori, a mio parere, ma una volta che viene pimpato a bestia, diventa proprio un'altra roba. Il fucile di Warn è l'essenza, questo era un MCX un tempo, non gli è rimasto molto. Adesso passiamo agli ultimi due punti, questi sono molto collegati tra loro perché vanno quasi di pari passo. L'ho messo come ultimo punto, non per importanza, ma perché in effetti alla fine della giornata è l'ultimo che prendete in considerazione, è quello che decide nell'effettivo se quella replica fa per voi o meno. I ricambi. Che siano fucili elettrici, GBB, HPA, pistole, coltelli, i ricambi rimangono purtroppo essenziali, perché le repliche da soft air, anche se non vi piace, si spaccano, perché sono oggetti delicati che vengono sottoposti a stress estremi anche quando li trattate con i guanti. Non si scappa. Ergo, le rotture fanno parte del gioco, i malfunzionamenti fanno parte del gioco, come le modifiche. Ultimo punto che tengo proprio ultimo. Il che significa che
Quando andate a prendere un fucile dovete tener conto se ci sono i pezzi di ricambio. Se prendo una pistola e si spaccheranno le valvole, perché so che a un certo punto le valvole cederanno, o il gruppo di scatto o quello che è, devo sapere se quel componente lo posso trovare, perché prendere un gruppo di scatto magari mi costa 40 euro. Se la pistola me ne costa 220, posso permettermi 40 euro per farla mettere a posto. Se però spendo 300 euro di pistola e poi non ho i componenti di ricambio, mi ritrovo con un fermacarte molto costoso. Pensate per un fucile. E ultimo punto, che si connette proprio a questa cosa del ci sono i pezzi di ricambio per questa replica, c'è le modifiche. I fucili da soft air oggigiorno vengono tutti modificati, o prima o dopo. Che siano di fascia economica, media o alta, non cambia. Tutti i fucili a un certo punto vengono modificati, perché tutti quanti siamo alla ricerca di migliorie da apportare alla replica. Se prendete una K dovete sapere che il suo gearbox è particolare e che quindi andarla a modificare non è proprio così semplice. Determinate funzioni e prestazioni non le potrete andare ad ottenere uguali o a pari merito di altri modelli. Se prendete un fucile con gearbox Ares, o se prendete fucili che per esempio vengono dall'estero, sono particolari, certe modifiche non le potete andare a fare, oppure sono particolarmente predisposti a determinate altre modifiche, o banalmente che componenti interni, ci colleghiamo a punti che ho detto prima, è tutto interlacciato come l'universo di Lovecraft, e che quindi potete andare a sfruttare già componenti interni molto buoni senza doverli andare a cambiare, cambiandone solo alcuni più particolari. Bene, questo video è venuto lungo come al solito, ma ormai io parlo. Spero che le nozioni che vi ho passato siano interessanti e siano chiare. Se avete dei dubbi ci sono i commenti, visto che so che è un argomento un pochino ostico. Questa è la mia visione sulla cosa, è la nostra visione come negozio sulla cosa. Quindi ripeto, non dobbiamo essere tutti d'accordo. È bello anche non essere d'accordo per potersi confrontare, no? Se qualcuno di voi ha degli altri punti invece da aggiungere a quello che ho detto io, scriveteli nei commenti, perché fa sempre parte di creare una famiglia felice in cui tutti quanti collaborano, al posto di urlare che la mia idea è migliore della tua brutta drema. Si sta meglio, fidatevi. Red, maestro di vita. Detto ciò, vi ringrazio per la vostra attenzione. Trovate linkata nella descrizione di questo video un pochino di fucili buoni per iniziare e anche i nostri contatti. Scriveteci se avete dei dubbi, siamo lì apposta. Mi raccomando, cercate di avere quel minimo di informazioni che ci permettono di aiutarvi in maniera ottimale, perché se neanche voi sapete cosa volete è difficile indirizzarvi a buffo su quella che è la cosa perfetta per voi. Poi ci riusciamo lo stesso, perché siamo molto molto bravi. Vi ricordo di andare a guardare in descrizione, venirci a seguire su Instagram e da tutti gli altri social, perché vi aiutiamo a rimanere in contatto con noi. Infine, qui da Red è tutto. Io vi ringrazio della vostra compagnia, vi auguro un buon sabato, vi auguro di spararvi addosso un sacco di pallini con le vostre nuove repliche e come al solito, stay angry!